Ciao Angeli e bentornati in una nuova lettura tarocchi che va dal 9 ottobre al 15 ottobre compresi. Siccome siamo sotto Halloween, che è la mia festa preferita, per chi non lo sa vi lascio qualche video qui, sono molto emozionata, finalmente farò qualcosa per me stessa. Halloween è in assoluto la festa che preferisco e poi comunque è il giorno in cui il velo tra i morti e i vivi si assottiglia, tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti si assottiglia, essendo io venerando io un dio dei morti, comunque Anubi, figuratevi, ci vado a nozze con quel periodo dell'anno. È l'unica, sottolineo, l'unica cosa del periodo freddo che mi piace, perché per il resto l'inverno lo cancellerei, ma ottobre ha una cosa buona che è Halloween. E se voi direte cosa c'entra? Essendo che appunto Halloween, più si avvicina Halloween, più il velo tra il mondo dei morti e dei vivi si assottiglia, più le energie sono forti, più è un'energia a me affine. Visto il mio credo, visto il mio dio patrono, da oggi in poi per le letture non voglio usare i tarocchi degli angeli, ma userò a questo giro i tarocchi egizi. Perché? Perché c'è anche la carta del dio Anubi, più di una ce n'è, ma soprattutto è rappresentato nell'arcano 13, che è ovviamente la morte. E quando, la lettura per la settimana invece di Halloween, proprio quella settimana lì, userò i tarocchi dei fantasmi, perché mi sembra decisamente adatta, perché appunto quella è una notte magica in cui i morti per una volta ritornano qui a camminare tra i vivi e possono, se vogliono, dare messaggi ai vivi. Quindi userò quelle carte lì per vedere se c'è qualche messaggio di qualche defunto per qualcuno di voi che mi sta guardando, ecco. Però a questo quando saremo nella settimana di Halloween. Per adesso uso queste, che comunque sono più adatte di quelle degli angeli per questo periodo. Quindi mescoliamo le carte e chiediamo agli dèi, in particolar modo ad Anubi, quali messaggi ci sono per chi è in ascolto in questo splendido e magico periodo dell'anno. Si incastrano, quindi hanno qualcosa da dire. Tra l'altro, luna piena era ieri l'altro, se non sbaglio. Fuori sento cani che abbaiano e ululano, quindi Anubi ha sentito. E non solo Anubi, a quanto pare. Scusate, si muove la videocamera mentre mi metto in posizione. Allora, abbiamo un solo, anzi, due arcani maggiori, due. E abbiamo ben due cavalieri. Uno che inizia la stesura e uno che la finisce. Ho qui il libricino dei libri dei tarocchi egizi. Ve le voglio leggere direttamente da lì. Allora, il primo è il cavaliere, la prima carta è il cavaliere di bastoni. Andiamo subito a vederlo. Voglio darvi la lettura completa, quindi stavolta voglio proprio leggerlo dal libro. Il viaggiatore, il cavaliere di bastoni. Uomo che giunge o che va lontano, partenza improvvisa, viaggio di lavoro. Vedete com'è sempre, tutte le volte. Ormai sono diventata noiosa e ripetitiva. Come tutto è legato al mondo del lavoro nelle mie letture. Qualcuno di voi sta per intraprendere un viaggio all'estero o in Italia, molti di voi in Italia, alcuni addirittura all'estero, un viaggio o uno spostamento anche di cambiare casa per via del lavoro, perché cambieranno lavoro. O avrete anche, sento così, un incontro con un uomo d'affari che vi offrirà una nuova opportunità, un nuovo posto di lavoro, che vi chiamerà perché magari ci avevate fatto un colloquio e sarà quello che vi offrirà un nuovo lavoro e voi probabilmente dovrete spostarvi. Ora, il viaggio per lavoro non credo che sia inteso solo come appunto viaggio, nel senso mi sposto là per andare a fare il colloquio e poi torno. Alcuni, se accetterete chiaramente questo posto di lavoro, dovranno proprio trasferirsi, ma lo sento sempre come inizio positivo. La seconda carta è la papessa.
e andiamo a vedere negli arcani maggiori. La papessa, ho detto bene, però sì, la papessa, la porta del santuario occulto e la scienza. Allora, studio, severità di giudizio, saggezza e intuizione. La donna, la madre, l'aria e i segreti del sapere, la scienza occulta, amore platonico, tendenza a evitare i legami. Studio, infatti, studio, mi ha colpito la parola studio, nell'altra lettura che vi lascio qui, avevamo detto che, che gli angeli invitavano qualcuno a ricominciare gli studi o a riprendere ciò che avevano lasciato per svariati motivi, qualcosa, c'erano stati degli impedimenti, me compresa, e vi invitavano a tornare su questi studi o a ricominciare, a prescindere dall'età, perché probabilmente quel corso che farete, quel titolo di studio che prenderete, quella specializzazione, magari siete già laureati, o semplicemente un seminario che seguirete, vi servirà e per evolvervi, c'è troppa energia, vedete che mi impappino, e per anche cominciare un lavoro in proprio, perché no? Che ne so, c'è chi vuol fare il fisioterapista, chi vuol fare il massaggiatore, chi l'operatore olistico, chi vuole diventare, non lo so, nutrizionista, chi, adesso io mi sto mettendo da in questa parte del campo, ma potresti voler fare l'ingegnere, tu che ascolti, per dire, c'è chi potrebbe voler fare l'avvocato, aveva lasciato legge per problemi di salute, che ne so, la metto lì. Quindi, infatti dice, severità di giudizio, saggezza, studio, saggezza, e scienza occulta. Alcuni di voi si rimetteranno a studiare anche per quanto riguarda proprio la scienza occulta, la magia, l'esoterismo. Se seguite questo canale, penso che un minimo vi interessi quell'argomento. E c'è sicuramente chi lo vuole approfondire e verrà approfondito. Poi, terza carta, il 10 di coppe. Guardate che c'è Horus al centro. 10 di coppe, il femminile, i sentimenti, l'abbondanza e Horus. Horus che vi protegge. Allora, 10 di coppe. Le coppe delle anime. Anime, i defunti. Vedete che si avvicina Halloween. Unione felice, armonia in famiglia o tra amici o nella società. Buona reputazione. Quindi quell'uomo che giunge. Dopo c'è un altro cavallo, allora il primo era questo, no? Ma dopo, come ho detto, anche alla fine della stesa c'è un altro cavallo che è questo qui. Sento che per alcuni di voi, oltre ad esserci un'energia bellissima, c'è un periodo bellissimo in generale nella vostra vita, perché appunto parla sia di unione felice in armonia in famiglia, come anche nelle amicizie o nella società, quindi anche in famiglia vostra, anche tra, non so, con voi e i vostri genitori o fratello e sorella, o se avete una famiglia vostra con vostra moglie o vostro marito e i vostri figli, e anche armonia tra amici, proprio in compagnia, come dire, o nella società, nel mondo in generale, che cosa non molto scontata al momento, non tanto scontata, anzi per niente, molto difficile avere armonia in questo periodo della nostra vita. Quindi un'energia bellissima, appunto, sentimenti, vedete, sentimenti. Coppe piene, quindi armonie e sentimenti date anche dal fatto che qui dice unione felice, sì, per chi già è sposato o accompagnato, ma penso che stia anche arrivando l'uomo o la donna della vita, o comunque sta per entrare un uomo o una donna nella vostra vita che potrebbe diventare il vostro partner. Ora io qui dico uomo perché dopo vedo appunto un cavallo, un cavaliere, quindi vedo un uomo, ma se voi siete uomini, voi che ascoltate, può benissimo essere una donna, chiaramente. E infatti, andando avanti, la quarta carta è il matto o il bagatto. Aspettate che vado a prenderlo. Allora, non mi ricordo mai se questo libro è all'inizio o alla fine, ma credo alla fine. Il matto, il coccodrillo, l'espiazione. Distacco, infatti, dice, dalle preoccupazioni materiali, stravaganze, follie, azioni incomprensibili e spensieratezza. Viaggi, vacanza del corpo e della mente soprattutto, atti e parole indecifrabili, tensione creatrice. Una carta bellissima, nel senso, finalmente vi distaccate da ste cazzarole di preoccupazioni del passato, da questo periodo di, scusate, di merda, da questo lavoro che non fa più per voi, questo partner che non fa più per voi, questi amici o questa famiglia che non fa più per voi, questa situazione che non serve più al vostro massimo bene, che si è esaurita, che ormai vi fa solo male.
ci sarà il completo distacco e una nuova rinascita. Ricordate che ad Halloween la morte è solo il principio, è una rinascita, non è mai una fine. Tanto che ci saranno azioni incomprensibili perché spensierate, spensieratezze, ci saranno viaggi, e questo lo diceva anche la prima carta, il Cavaliere di Bastoni, ci saranno viaggi non solo fisici, ma anche della mente, ci sarà proprio un distacco della mente, un poter sognare, un poter essere liberi. Se vi liberate la mente dalle preoccupazioni, chiaramente la vostra mente viaggia libera, si sintonizza sulle frequenze del positivo, e mi raccomando, mantenere sempre positivi i pensieri, focalizzatevi, legge di attrazione, sempre sul pensiero positivo, mandate risonanza nell'universo, positività, non negatività, altrimenti quello vi restituisce l'universo. Se pensate negativo, vi dà dell'altra negatività, pensate positivo e vi arriva della roba positiva, dell'abbondanza. Infatti dice vacanza del corpo e della mente, avrete proprio riposo sia del corpo, perché comunque siete anche fisicamente stanchi dopo un 2017 che non è che è stato pesante di più, è stato massacrante, penso, per una buona parte di noi. E ci sarà tensione, ecco, scusate, tensione creatrice. Tensione creatrice, sento molti artisti all'opera, alcuni che hanno sempre voluto fare gli artisti di ogni tipo, non per forza pittori o scultori, disegnatori, tatuatori, perché no, non lo so, anche quelli che fanno, sapete, quelli che creano i murales, ovviamente dove ci sono delle zone nelle città che sono concessi, o che creano dipinti con le bombolette spray, che sono bellissimi, io tra l'altro ne ho uno in casa. Quelli sono artisti, qualunque tipo di artista. Magari alcuni di voi volevano farlo di lavoro, ma non ve l'hanno fatto fare, vi hanno sempre costretti dicendovi no, come dire, fare il cantante non paga le bollette, sì, ditelo a Frank Sinatra, ditelo ai Pooh, non so, ditelo ai Beatles. E le solite cazzate, la gente che vi frena perché è solo invidiosa e stupida. Beh, qui c'è appunto il distacco da ciò che facevate prima, che lo facevate solo per sbarcare il lunario, e solo perché dovevate, non perché vi piaceva. Ora inizierete, darete sfogo alla vostra vena creativa, che è sempre stata soffocata, ora sta prendendo il sopravvento perché è giusto così, perché così esprimete voi stessi, e farete tensione creatrice, molti cominceranno quel famoso lavoro autonomo di cui avevamo parlato nelle altre letture. Ebbene così, una rinascita, ragazzi. Poi, ultima carta, adesso ve la faccio vedere. Prima la vado a cercare, eccola qua, è il Cavaliere di Coppe. Come dicevo, iniziava con un cavallo e finiva con un cavallo questa stesura. Quest'uomo qui, credo, c'entri con il 10 di Coppe. Amore, no, com'era? Unione felice, non amore, scusate. Allora, si chiama L'inviato di Neftis. Infatti, non l'avevo letto, ma già lo intuivo. Amico intimo, amante. Conoscente che porta doni o proposte vantaggiose. Ora può di nuovo essere sì, un altro che c'entra con il primo cavaliere, che è qualcuno che vi offre il lavoro. Mi raccomando, valutate sempre bene, non agite di pancia, valutate sempre bene le cose, i pro e i contro, che non, siete già stati fregati in passato con dei contratti che sembravano vantaggiosi, poi non lo erano, vi siete stati fregati. Quindi sempre valutare bene sempre, chiedete agli angeli, chiedete agli dèi, chiedete alla divinità, a voi più affine, di aiutarvi in questo. Io personalmente chiederei all'Arcangelo Gabriele che veglia anche sul lavoro, sulle comunicazioni, eccetera, essendo il messaggero. Ma ad ogni modo, dicevo, questo qui potrebbe sia essere un uomo che viene, potrebbe, uno di quelli, perché potreste avere anche più di un'offerta, potreste averne due, essendo che i cavalieri sono due. In questo caso ci sarà da scegliere, e mi raccomando, non scegliete così di getto, pensateci bene, valutate bene qual è la più vantaggiosa. Ma io onestamente, come ho detto prima di leggere questa carta, la sento come un uomo che arriva nella vostra vita, parlando di chi è donna, ovviamente. Un uomo che diventerà il vostro partner. Non so dirvi se sarà l'uomo con la U maiuscola della vostra vita, che sposerete, ci starete insieme per sempre, non lo so, ma ci sarà sicuramente per molti di voi. Ci sarà l'inizio di un nuovo amore, magari anche un flirt, perché no? Un colpo di fulmine forse. Stessa cosa se siete uomini, sta per arrivare una nuova donna. E queste erano le carte. E adesso andiamo a prendere, non mi sono scordato ovviamente, il libricino degli angeli. Non avendo usato le carte degli angeli, vediamo che cosa gli angeli hanno da dirci attraverso il libro.
Non essere assolutista e drastico, guarda la vita attraverso un caleidoscopio a mille sfaccettature. Positività, ragazzi. Non vi concentrate su ciò che non avete o ciò che di brutto avete. Concentratevi sul positivo e su ciò che volete. Ringraziate per ciò che già avete. Se cominciate a ringraziare per l'abbondanza che avete, anche magari è poca cosa, però avete un tetto sopra la testa, sì. Fate la fame? No. Avete un lavoro magari che vi fa anche schifo, però ce l'avete, sì. Cominciate a dire grazie, poi a quel punto lo mandate in risonanza e l'universo vi darà più abbondanza e arriveranno le cose più giuste per voi. A partire dagli amici, dalla famiglia, dal partner, dal lavoro, arriverà quello giusto. E l'altra è piccolissima, dice non pensare alla vita a due punti, vivila. Guarda, ve la faccio proprio vedere. Bellissima, bellissima come frase, direi che non è neanche da commentare. Non ci pensate, vivetela. Smettete di rimuginare con quei pensieri che poi ve le create voi, le convinzioni autobloccanti. Non piangete sul latte versato, non rimuginate, andate avanti, pensate a tutte le cose belle che invece il futuro ha in serbo per voi, anziché fossilizzarvi sulle cose brutte del passato. E basta, io direi che per questa lettura è tutto, si ringraziano angeli e dei. Spero vi sia piaciuto, spero non vi dispiaccia che abbia cambiato carte, ma poi arriveranno anche quelle dei fantasmi. Io vi mando un grosso bacio, spero sia una settimana magica e bellissima. Ah, e ditemi cosa farete per Halloween, ditemi qui sotto cosa farete che sono curiosa. Io vi mando un bacione, ci vediamo alla prossima. Ciao!